Allora ragazzi, adesso provo a farvi un video per studiare Let It Go, la parte della seconda tromba. Ne suono un pezzettino e poi voi magari mettete in pausa il video e ve lo riprovate. Vi suggerisco di fare la prima nota lunga. E un la. Mettete in pausa e lo riprovate, prima lentamente. Poi piano piano dovrete riuscire a farla con la base che vi ho mandato, che è quella di Vinson. C'è il video della partitura che ho comprato io. Mettete in pausa, ve lo riprovate. Cerchiamo di fare un diminuendo, anche se c'era scritto mezzo forte. Quest'ultimo pezzettino, so, re, re, so, se ci riuscite bene, se no fa niente, non lo fate, non succede nulla. Poi si ripete dal segno, che è questa specie di S con l'astina in mezzo ai due puntini, e poi si va fino a dove c'è scritto tu coda, cioè alla coda, quindi la coda indica il finale, da battuta 25 a 42, e poi c'è la coda. Sarebbe un do medio, quello nel terzo spazio. Voi che fate la seconda tromba, fate quello basso, perché le prime trombe hanno proprio quello lì, per non fare tutti la stessa nota. Buono studio!